dedicata a Paganini, che abbiamo Palazzo Ducale, e questo concerto ha un programma che esclude Paganini, ma che in realtà continua a pensare e ha come vero riferimento Paganini. Non a caso il titolo di questo programma è I capricci prima e dopo Paganini. Sì, perché I capricci di Paganini sono senz'altro il pezzo che lo rende, lo mantiene così famoso e conosciuto nel mondo musicale, non solo. Perché sicuramente l'opera 1, appunto i 24 capricci, sono pagine di una bellezza assoluta, ma anche che hanno avuto un'importanza grande per la storia della musica. Ovviamente dopo Paganini, no? Ma il capriccio come forma musicale è una forma che preesiste, cioè il capriccio nasce in fondo come significato dell'improvvisazione. Il capriccio era quel momento in cui un grande virtuoso interrompeva il proprio modo di eseguire un concerto e eseguiva una specie di cadenza, come si chiama oggi, una cadenza per lo strumento solo. L'orchestra taceva e naturalmente in questa cadenza il solista tentava di esibire quel qualche cosa che nel concerto non c'è, perché ovviamente un compositore, quando scrive per uno strumento solista e l'orchestra, sebbene nell'epoca di, per esempio, l'epoca di Pietro Antonio Locatelli, l'orchestra era un'orchestra d'archi piccola, ma in ogni caso, ancora dopo, da Mozart in avanti, le orchestre sono necessariamente obbligate ad avere delle strutture musicali, anche nei tempi, nelle durate, tutto. Per cui il solista sta comunque, diciamo, obbligato dentro un percorso indicato. La cadenza è il momento in cui può far esplodere il suo estro. Ecco, per dire, uno dei grandi compositori che hanno preceduto Paganini in questo campo del capriccio è Locatelli, Pietro Antonio Locatelli. Locatelli è un musicista che meriterebbe ben altro spazio che non questo piccolo che noi possiamo riservare in questo programma attraverso tre capricci. Perché in fondo Locatelli potrebbe essere definito l'unico vero grande virtuoso che ha preceduto Paganini. In un certo senso ce n'è stato un altro ed era Tartini, Giuseppe Tartini. Ma Tartini era diverso. Il virtuosismo di Tartini è sempre stato orientato verso la poetica letteraria. I concerti di Tartini sono anche interessanti, sono sempre accompagnati da una poesia e quindi da un mondo di riferimento letterario che nella storia della musica apparirà più tardi con Schumann nella normalità. Ma insomma, Tartini era Locatelli era davvero un musicista con un forte significato riferibile benissimo a Paganini. In fondo Locatelli è stato un po' discepolo di Corelli, cioè ha passato per questa grande traccia del violinismo italiano che poi era il violinismo mondiale in quegli anni. E quindi è bello che noi si possa partire nell'ascolto dei capricci proprio da Locatelli. Oltre a Locatelli, per quanto riguarda il programma di oggi e la musica, diciamo, antica, c'è un altro autore che è Fiorillo. Fiorillo era un violinista molto particolare, era figlio di un grande mandolinista, talmente importante, che si chiamava Ignazio Fiorillo, napoletano, talmente importante che ebbe successo mondiale e dovendo lavorare poi in Germania, viveva là, ebbe questo bambino, il caso di, appunto, del nostro Fiorillo violinista, che avviato allo studio ovviamente del mandolino, però questo era un ragazzo particolarmente dotato, si è poi dedicato ad altri strumenti, tra i quali il violino, la viola ovviamente anche, e ha avuto un grande successo come virtuoso. E ha composto anche una raccolta di capricci, ben 36, di cui ne ascoltiamo purtroppo solamente uno, perché non si può fare una serata di due ore di musica. I capricci di Fiorillo sono composti con un criterio abbastanza moderno, per esempio riferito alla tonalità.
Per cui quando un capriccio finisce di Fiorillo ha già una situazione accordale che fa pregustare la tonalità del prossimo capriccio. Per cui sentendone uno sembrerà che viene mutilato, decapitato in qualche modo violento. Una cosa analoga c'è anche nei capricci di Locatelli, perché i capricci di Locatelli erano scritti non per essere brani autonomi da eseguire in un concerto, ma erano cadenze da mettere nel primo movimento o nel terzo movimento dei concerti per violino di Locatelli, raccolti nella grande collezione dell'arte del violino. I capricci sono sempre state anche per Paganini composizioni da studio. Paganini non le ha mai eseguiti in pubblico, i capricci per violino. Eseguiva cose anche ben più difficili e più impegnative sotto il profilo del violinismo, ma i capricci sono nati proprio per essere qualche cosa per migliorare tecnicamente la potenzialità dell'esecutore, in questo caso era se stesso. E l'impressione fu clamorosa nel mondo, e tant'è che per esempio, per nominarne uno dei compositori contemporanei di Paganini, Chopin è rimasto impressionato dalla lettura dei capricci per uno perché vennero stampati subito, e questa è stata un po' la fortuna di Paganini, che i capricci sono stati subito pubblicati e quindi stampati hanno fatto il giro del mondo rapidamente. E Chopin, leggendoli, è rimasto impressionato e ha detto questo è un criterio intelligente. E ha poi così composto gli studi opera 10. Sono nati in questo modo, naturalmente, tutt'altra dimensione, pianoforte rispetto al violino. Poi passiamo a che cosa è successo dopo Paganini, per tanti anni dopo, perché in realtà poi ci sarebbero dei riferimenti ancora. In fondo Paganini ha una discendenza che potrebbe essere richiamata Viotti, anche autore di pezzi per violino importantissimi. Dopo Viotti, Kreutzer e Rod sono stati i grandi, Rudolf Kreutzer, grande violinista, e Pierre Rod, altrettanto grande violinista, e anche loro hanno composto capricci che sono diventati poi proprio materia di studio sistematico in tutto il mondo per i violinisti, ma bisogna ovviamente tagliare. E, saltando di molti anni, verranno eseguiti alcuni pezzi che in qualche modo possono essere davvero assimilati ai capricci, e in particolar modo sono le sequenze di Luciano Berio. Luciano Berio, compositore ligure, grande, grande compositore, uno dei grandissimi compositori del Novecento, ha ideato questo concetto di sequenza. Non ha nessun riferimento con la sequenza, diciamo così, della musica religiosa. La sequenza è più che altro un'applicazione molto aperta del termine sequenza, cioè sistemare o in conseguenza o in verticale successione elementi che potessero coesistere. Questo è un po' lo spirito della composizione. Naturalmente la genialità è stata quella di scrivere per tanti strumenti diversi da parte di Berio e non soltanto per uno strumento. E il criterio che ha adottato Berio è il criterio, come diceva lui stesso, che adotta il grande compositore che si innamora di un esecutore, perché vede in questo esecutore una potenzialità espressiva straordinaria. Riconoscendo, e questo è un dato che vi voglio dire perché denota la grande intelligenza di Luciano Berio e anche la grande onestà intellettuale, riconoscendo che il compositore di oggi non può modificare lo strumento di ieri. Questo è il concetto altissimo di Luciano Berio. Per cui lui ha detto, io non cerco soluzioni che facciano sì che lo strumento risulti vecchio e decrepito perché c'è bisogno di un nuovo strumento, un nuovo flauto, un nuovo clarinetto, un nuovo trombone, cioè i nuovi strumenti. Io semplicemente riconosco la bellezza dello strumento e lavoro sulla sua prassi, andando a cercare ovviamente il linguaggio che è il linguaggio che questo solista è in grado di esprimere con la massima potenza. E qui nasce tutta la successione delle sequenze, tutte dedicate a un grande virtuoso che ovviamente era in un buon rapporto di amicizia e di stima con Luciano Berio. Il flauto è stato dedicato naturalmente a Severino Gazzelloni, la sequenza numero uno, che sarà il primo brano che ascolterete. L'ordine chiaramente è un ordine per esecutore. Ma i capricci sono primi capricci di Locatelli e poi quello di Fiorillo. E poi comincia la parte moderna, il primo brano è la sequenza per flauto.
di Berio. Dopo la sequenza per flauto di Berio verrà eseguita la sequenza per voce. Ecco, la sequenza per voce è, se vogliamo, il perno del nostro concerto. Perché? Perché la voce, anche diciamo, Berio ha usato la voce in tutta la sua ipotesi, sia quella del contenuto linguistico che quella della pronuncia vocale o della pronuncia di consonanti. Sentirete cose abbastanza bizzarre dalla voce. La sequenza era dedicata alla moglie di Luciano Berio, Katy Barberian, che era una straordinaria cantante, e la voce però, perché è un po' il perno? Perché Paganini aveva il vero riferimento della propria ideazione musicale nel canto, nella voce. La voce lirica, ovviamente, era la voce delle armi di Rossini, il suo grande amico e anche un po' ispiratore di tante stupende melodie che ci sono nelle composizioni di Paganini. E quindi questo concerto, questa sequenza è un perno veramente assoluto. Dopo la sequenza, per voce, verrà il momento di altri brani di altri autori, e cioè un capriccio di Salvatore Sciarrino per violino. Salvatore Sciarrino ha invece fatto un lavoro, se vogliamo, completamente diversificato da quello di Luciano Berio. Non è che Salvatore Sciarrino è partito dicendo io devo inventare un nuovo violino. No, no, tutt'altro, anche lui è partito dallo stesso ragionamento, ma ha detto che cosa il violino non ha mai potuto dire, e cioè quali sono i suoni che precedono il suono, cioè quali sono le ombre di questo strumento, e ha indagato sempre l'intorno. Naturalmente anche lui ha scritto 6 capricci, tutti hanno una problematica tecnica di sviluppo della potenzialità espressiva dello strumento. Dopo il capriccio per violino di Salvatore Sciarrino, erano eseguiti questi piccoli capricci di una giovane compositrice israeliana, giovanissima di vento ovviamente, che si chiama Rachel Beja, e questi sono piccoli brani, molto piccoli, e che hanno un po' un riferimento anch'essi a delle problematiche tecniche. In ognuno si sente una caratteristica espressiva vincolata a delle difficoltà quasi insormontabili da parte dell'esecutore, naturalmente. Poi è la volta dell'oboe e verrà eseguito prima un brano di Bruno Maderna che si chiama Solo. Ecco, Bruno Maderna era il grande amico di Luciano Berio e di Luigi Nono, era questo gruppo di grandi compositori italiani dell'immediato dopoguerra, insomma, e da lì in avanti. E molti brani di Bruno Maderna sono composti con una tecnica aleatoria, e che in realtà voleva dire che lui scriveva dei pezzi che avevano un inizio e una fine, che hanno tutta una loro logica compositiva strutturale ben precisa, ma che poi l'esecutore può ordinare a suo piacimento, e che metta prima il 2, poi il 7, il 9, il 4, l'1 o inverta tutto, non cambia niente ai fini dell'esecuzione musicale, perché la perfetta conclusione di uno dei brani apre la porta al successivo, non importa quale esso sia. E questo è abbastanza geniale. Dopo il brano di Bruno Maderna, l'oboista suonerà la sequenza numero 7 di Luciano Berio per oboe, che è anche una sequenza un po' particolare perché è scritta secondo questo criterio di sequenza, cioè che ha bisogno di un qualcosa che segue sempre il tratto della musica che suona l'oboe. E sarà una nota, un si naturale, un si bequadro, che viene suonata con una piccola vibrazione elettronica e che permarrà sempre dall'inizio del pezzo fino alla fine con una specie di fondo che accompagna questi passaggi, così talvolta è un arabesco veramente incomprensibile, tale la difficoltà della parte dell'oboe. Dopo di questo è la volta del brano di Franco Donatoni per ottavino, che concluderà la nostra serata. Nidi è un piccolo pezzo, neanche tanto piccolo per la verità, è un piccolo pezzo, nel senso che l'ottavino è piccolo e i suoni sono molto acuti. Il pezzo è, a mio parere, uno dei più bei pezzi che sono stati scritti nel Novecento per uno strumento solo. E non voglio dirvi niente, spero che vi piaccia molto. È veramente un capolavoro. E con questo si concluderà il nostro programma. Buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.